E parliamo ora della terribile eruzione sull'isola di Wight in Nuova Zelanda. Si aggrava il bilancio delle vittime, aperta un'inchiesta perché le gite turistiche sono continuate nonostante l'allarme sulla ripresa dell'attività del vulcano. Monia Venturini. We can never say 100%. Non possiamo esserne sicuri al 100%, ma quasi certo che non ci siano sopravvissuti sull'isola, ammette commosso il portavoce della polizia John Timms. C'erano 47 persone al momento dell'esplosione su White Island, il vulcano più attivo di tutta la Nuova Zelanda, turisti di diverse nazionalità e due guide locali. Alcuni sono riusciti a raggiungere uno scoglio e da lì sono stati recuperati da un traghetto. Altri erano proprio sul cratere del vulcano. Una webcam fissa li ha ripresi pochi secondi prima dell'eruzione. Per loro non c'è stato scampo. 6 morti accertati, diversi dispersi. Tra i sopravvissuti, 31 sono ricoverati in ospedale per ustioni e problemi respiratori. Di questi, 20 rischiano la vita. Prima che il cielo sopra il vulcano venisse chiuso per motivi di sicurezza, i soccorritori sono arrivati in elicottero ed hanno messo in salvo alcuni turisti. Un'esperienza surreale, dice Russell Clark, uno dei soccorritori. C'era solo cenere, sembrava di essere in un film su Chernobyl. White Island è un'isola privata ed una riserva naturale. 3 settimane fa i geologi avevano alzato il livello di rischio eruzione del vulcano da 1 a 2 su scala di 5. La Premier Ardern chiede risposte. Sulle responsabilità della strage è stata aperta un'inchiesta. Sempre più rifiuti urbani da gestire, ne produciamo, pensate, mezza tonnellata a testa, è quanto emerge dal rapporto ISPRA. Aumenta la raccolta differenziata. Giorgia Cardinaletti. Più rifiuti ma anche più differenziata. Nel 2018 ognuno di noi ha prodotto 10 kg di rifiuti in più rispetto all'anno prima, ben 500 kg a testa. Cresce però anche la raccolta differenziata, più 2,6% a livello nazionale. In 10 anni la percentuale è aumentata del 76%, va meglio.